Buonasera, buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione che si apre ovviamente con l'inaugurazione della 61esima edizione del Salone del Mobile, la prima dopo il Covid totalmente in presenza. E oggi per l'evento c'era anche la Premier Giorgia Meloni che ha sottolineato l'importanza del Made in Italy e ha preannunciato l'arrivo di una legge quadro proprio per tutelarlo. Sentiamo Michele Lanati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inaugurato la 61esima edizione del Salone del Mobile di Milano, che si è aperta oggi e si chiuderà il 23 aprile. A tagliare il nastro dell'edizione del 2023 è stata la Presidente del Salone del Mobile Maria Porro, alla presenza, tra gli altri, del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. La manifestazione internazionale dedicata al design e all'arredamento animerà la Fiera di Milano a Rho con oltre 2.000 espositori. Gli ultimi due giorni del Salone del Mobile saranno aperti anche al pubblico, mentre le prime giornate sono dedicate esclusivamente agli addetti ai lavori. Nel corso del suo intervento, la Premier Meloni ha sottolineato l'importanza del Made in Italy. Una fiera che racchiude, secondo me, molte delle questioni strategiche sulle quali l'attuale governo lavora, che ovviamente la difesa del sistema imprenditoriale italiano, che è la difesa del marchio che noi abbiamo messo al centro delle nostre principali direttive strategiche. Salone del Mobile importante dunque per l'Italia, ma anche per il capoluogo lombardo, come ha ricordato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ricordo a tutti che abbiamo 1200 appuntamenti per la città in 20 quartieri, e che vuol dire che si abbraccia gran parte della città. Numerosi personaggi della politica e dell'industria presenti all'inaugurazione, i numeri sono comunque favorevoli e in generale oggi si respira un clima di cauto ottimismo. Vediamo. Quello di oggi quindi è un ritorno alla consuetudine, un ritorno alla gioia di vedere rappresentata qui una parte importantissima della nostra realtà economica che riesce a fondere creatività, artigianato, innovazione, che riesce ad essere un punto di riferimento in tutto il mondo. Ho parlato con il Presidente, che dice che ci sono tantissimi buyer internazionali, c'è il ritorno anche dei cinesi, visto che la Cina ha riaperto, e qua abbiamo veramente l'eccellenza italiana del Made in Italy. Beh, finalmente ritorna il Salone ad aprile, che è la sua collocazione storica. Abbiamo avuto due anni dove prima è stato fatto a giugno e nel 2021 a settembre, quindi bene che sia ritornato nella sua collocazione storica. I risultati delle aziende sono dei risultati molto buoni, quindi sono positivi, confermano il trend di crescita. Abbiamo visitatori da tutto il mondo, con Germania, Cina, Stati Uniti, Brasile, Spagna, Francia, ma anche Corea, quindi si riconferma la centralità del salone. E il Salone del Mobile 2023 viene considerato il salone del rilancio proprio di Milano e più in generale anche per tutte le aziende italiane del comparto ovviamente dell'arredamento. Centro di tutto è la grande esposizione alla Fiera di Ropero, ma c'è anche il fuorisalone che è sparso per la città, che attira milanesi, lombardi e anche visitatori da tutto il mondo. Alberto Carreras. Milano sino a domenica è capitale mondiale del design con il Salone del Mobile, manifestazione che attirerà sino a domenica, si prevede, almeno 400.000 persone, oltre 1.200 eventi sparsi nel territorio cittadino in 20 quartieri. Saranno aperti per l'ultima volta l'ex macello di Viale Molise e la torre comunale di Largo Treves, dove c'era l'assessorato ai servizi sociali. Il salone vero e proprio, con mobili, arredamenti, cucine, oggetti e accessori per la casa, si tiene in tutti i padiglioni della Fiera di Ropero. Ma poi è il fuorisalone a imperversare in tutta la città. Non solo negozi, showroom e alberghi coinvolti, ma anche musei, cortili, teatro alla Scala, palazzi storici, i chiostri dell'Università Statale e periferie come il Giambellino o l'Ambrate. Design Week è cultura, è voglia di cambiamento. I distretti storici di Via Tortona e Via Brera sono in prima fila. Milano si afferma capitale mondiale di tutto questo, un'invasione pacifica della città con risvolti economici rilevanti per tutta la macchina dell'accoglienza, previsti affari per oltre 223 milioni di euro, quasi il 40% in più dello scorso anno.
che era stato ancora un anno influenzato dal Covid. Alberghi e locali alla moda, da tutto esaurito. Riflessi per ristoranti, bar e trasporti. Si calcola che gli stranieri saranno il 65% di tutti i visitatori. Adesso si riparte, la speranza di tutti, e Milano vuole essere in prima linea nella cultura del bello e della qualità, ma anche del riciclo e delle idee antispreco. E quindi della sostenibilità. Noi ovviamente seguiremo tutti gli eventi in questi giorni. Ma adesso parliamo di Milano Cortina, perché il consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina ha approvato all'unanimità la realizzazione della pista di pattinaggio di velocità speed skating all'interno del quartiere fieristico di Ropero. Dopo attente analisi, considerate le caratteristiche delle due soluzioni proposte, ricordiamo che la seconda soluzione era Torino, e ci sono state anche delle riflessioni emerse nell'ultima cabina di regia, il consiglio di amministrazione del comitato organizzatore si è espresso all'unanimità a favore appunto del progetto Fiera Ro Milano. Quindi a questo punto Torino esce di scena. Subito il commento del governatore della Lombardia Attilio Fontana: sono stati premiati il gioco di squadra e la capacità organizzativa di un team che anche in questo caso ha fatto della coesione e della competenza le proprie armi vincenti. Queste appunto le parole di Fontana. Esprimiamo grande soddisfazione, oltre che per l'importantissimo risultato complessivo, anche per la celerità con cui questo traguardo è stato raggiunto. Fondamentale è stato il contributo di Fondazione Fiera Milano. Ora il nostro impegno prosegue spedito per lavorare con la massima dedizione e farci trovare pronti all'appuntamento del 2026. Lasciamo adesso le Olimpiadi invernali del 2026, c'è stato una botta e risposta tra il sindaco Beppe Sale e l'assessore alla sicurezza Romano La Russa per la questione dei migranti e dell'abolizione del permesso speciale deciso dal governo. Oggi La Russa ha detto: come mai il centrosinistra si è accorto soltanto oggi del problema rappresentato dall'immigrazione, sventolando lo spauracchio delle tendopoli nella Milano già satura di immigrati? Vorrei rammentare al sindaco Sala, dice La Russa, che le tendopoli a Milano esistono già da tempo. Sala, insieme ad altri sindaci di centrosinistra, oggi si oppone alla decisione del governo di cancellare la protezione speciale e si oppone in generale al blocco e alle limitazioni dell'invasione, ma dice allo stesso tempo di non avere le soluzioni in tasca. Questo è quello che dice Romano La Russa, ma ricordiamo che ieri Sala, dopo aver firmato con altri 5 primi cittadini di centrosinistra la lettera che contestava la modifica del decreto Cutro con l'abolizione della protezione speciale per i migranti, era tornato sul tema. Aveva detto che i dati relativi ai rimpatri non sono molto elevati, non è che i migranti arrivano e poi si volatilizzano, queste le parole di Sala, il rischio tendopoli c'è, ma la questione non si risolve dicendo metto un blocco, perché quando arrivano poi restano sul nostro territorio, bisogna trovare formule per sapere dove sono e chi sono. Sala aveva proseguito chiedendo al governo Meloni di ascoltare i sindaci. In decisioni del genere chiediamo che l'esecutivo ci coinvolga. Abbiamo un problema specifico, quello dei minori non accompagnati, circa 2000 a Milano, e vogliamo che il governo ci dia una mano. Vediamo adesso, quindi ieri è partito Sala, oggi ha risposto La Russa, vediamo se la questione continuerà. Adesso invece occupiamoci delle consegne, perché secondo il sindaco di Milano ci sono troppi furgoni a Milano per la consegna dei pacchi acquistati online. Il comune vuole cambiare e la proposta è che nell'ultimo miglio, cioè sino al domicilio del cliente, le consegne avvengano attraverso le cargo bike, ovvero le bici da trasporto. E il sindaco ha anche annunciato pattuglie di vigili in bicicletta che sorveglieranno le piste ciclabili delle vetture in sosta irregolare. Vediamo tutto, ce lo spiega Alberto Carreras. Il commercio online sta vivendo un momento di grande espansione e in costante aumento le consegne di pacchi. Quotidianamente a Milano vengono portate a termine oltre 150.000 consegne. Facile immaginare quale movimento per migliaia di furgoni, con autisti stressati per l'alto numero di acquirenti da raggiungere in ogni angolo della città e dell'Interland. Naturalmente tutti questi furgoni costituiscono un problema per il traffico e per la circolazione cittadina. Il sindaco Beppe Sala chiede che anche il commercio sia sostenibile, dunque via all'idea di consegnare i pacchi con i cargo bike, quelle biciclette munite di contenitore per ospitare appunto gli scatoloni da consegnare.
Verrà incentivata la consegna nell'ultimo miglio con le bici in modo da diminuire l'impatto sul traffico. Il Comune, ha detto l'assessore Censi, lavorerà con gli operatori del settore per trovare le modalità migliori da mettere in campo. Una sperimentazione è già stata fatta tra ottobre e dicembre dello scorso anno, 4.100 consegne nella zona del centro storico. I costi sono calati da 2,35 a 1,40 euro e ovviamente ci sono stati benefici anche per il minor inquinamento. Il sindaco Sala ha anche annunciato che verranno organizzate squadre di agenti della polizia locale in bicicletta che sorveglieranno le corsie ciclabili dove spesso si assiste al parcheggio selvaggio. E sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale della Lega Samuele Piscina, che contesta appunto questa proposta delle cargo bike da parte della giunta del Comune di Milano. Sentiamolo. Trovo quantomeno singolare che il sindaco Sala, invece di pensare alla logistica del trasporto dei pacchi, delle consegne all'interno della città di Milano, pensi al trasporto di piccoli pacchetti tramite le biciclette. Mi sembra abbastanza evidente che la logistica non si possa fare all'interno di una città come Milano attraverso solo unicamente le biciclette. Ci sono pacchi di grandi dimensioni che hanno necessità anche di essere consegnati con una certa celerità. Il sindaco Sala, invece di fare questi provvedimenti ideologici portando avanti la politica che oggettivamente non garantisce dei risultati in una città dinamica e veloce come Milano, pensi veramente al traffico della città e a come riorganizzare totalmente la logistica, che è una delle cause principali dell'inquinamento. A proposito di inquinamento, ieri c'è stata un presidio, circa 600 persone di fronte a Palazzo Marino, e un presidio organizzato da associazioni e comitati cittadini che hanno chiesto al Comune di Milano almeno una domenica a piedi nel mese di maggio e strade più a misura di pedoni e bici. Sono appunto queste richieste contro l'inquinamento per la sicurezza stradale. Sul palco hanno portato la loro testimonianza donne e uomini che tutti i giorni utilizzano la bici per spostarsi in città. Un medico ha letto la lettera firmata da 14.000 pediatri inviata a tutti i sindaci per chiedere di agire subito contro l'inquinamento. Poi ci sono stati attivisti di Cittadini per l'Aria che hanno illustrato i dati molto preoccupanti appunto dell'inquinamento a Milano. In città ci sono troppe auto, troppo veloci, troppo pesanti, in corsa o parcheggiate, che sottraggono spazio al trasporto pubblico e a chi si muove a piedi o in bicicletta. È un'emergenza, dicono i manifestanti, che dura da decine di anni. A maggior ragione ora pensiamo che sia necessario agire subito. Era meglio farlo prima, ma adesso che tante altre città in Italia e in Europa l'hanno fatto, ci dicono appunto queste esperienze che la strada è quella giusta. I manifestanti hanno chiesto al sindaco e all'assessorato della mobilità un impegno serio e deciso sul tema, e tra le proposte, come dicevamo, c'è anche quella del ritorno alle domeniche a piedi. E c'è stata una occupazione in un'altra scuola, la civica Alessandro Manzoni, che dopo stagioni autogestione di cogestioni vedrà studenti nelle aule in palestra giorno e notte per i prossimi giorni. Per dare un segnale forte, rivendicano dai cancelli gli studenti. Riunione plenaria al mattino preceduta da un sondaggio per scandagliare quello che è il tema cardine anche dei blitz che si sono susseguiti da gennaio ad oggi, ovvero l'ansia in classe. Hanno fatto questa sorta di questionario e ad esempio una domanda era: ti capita di piangere, di avere dei breakdown a scuola? Ebbene, il 16% ha risposto sempre, il 34% spesso. Un altro problema che denunciano gli studenti è quello del turnover dei professori. Hanno cambiato i professori tutti gli anni e poi la maggior parte degli studenti appunto hanno lamentato questi cambi troppo frequenti, e contestano anche infine un sistema scolastico troppo competitivo in una scuola che primeggia tutti gli anni nelle classifiche di eduoscopio sia nell'indirizzo linguistico sia in quello tecnico.
Il tema della cyber security è non solo attuale ma di grande rilevanza per le nostre imprese. È richiesto ai singoli una grande attenzione nel prevenire e ridurre le minacce informatiche. Nel frattempo il personale tecnico deve saper rispondere agli attacchi informatici sempre più sofisticati. Per tenere alta l'attenzione sul tema, la Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Formaper, nell'ambito del progetto Punto Impresa Digitale, ha organizzato un convegno sul tema focale della cyber security con prestigiosi esperti nazionali e internazionali. Vediamo. Oggi evento Cyber Security per affrontare tema cruciale per la competitività delle nostre aziende. Sui mercati internazionali non è solo una compliance, ma un elemento per preservare know-how, per essere competitivi rispetto ai concorrenti e per avere un processo integrato che nei nuovi servizi e prodotti connessi sia all'altezza delle aspettative. Le aziende hanno una tradizione meccatronica manifatturiera, come Camera di Commercio investiamo in questi eventi formativi informativi e numerosi altri supporti specialistici per essere al fianco delle nostre imprese nell'evoluzione e innovazione di questo processo che le renda sempre al top della competitività cyber sicure. Una procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti su 600 in organico è stata aperta agli inizi del marzo scorso dalla Janssen, l'azienda che fa parte del gruppo americano Johnson & Johnson, che aveva prodotto alcuni vaccini contro il Covid-19. Sono stati seguiti anche degli incontri in Asso Lombarda, che però hanno sancito una distanza incolmabile tra l'azienda e i sindacati. I lavoratori si mobilitano, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore e un presidio contro i licenziamenti. È una decisione inaccettabile, considerando che la Janssen è in salute e la scorso anno ha fatturato più di 1 miliardo di euro, dice il sindacato. L'azienda sostiene che la presenza di alcune figure non è prevista dalle modifiche organizzative, ma dicono gli esponenti del sindacato che non è una scusa che regge. Ora cambiamo decisamente argomento, ascoltando anche un po' di musica, perché il cantastorie Matteo Curatella ha presentato il suo racconto in musica La foca Barbisa. Si tratta di una storia dedicata ad una Milano così antica da sembrare un sogno. Una storia che profuma dell'eco dei cantastori che una volta si ritrovavano sulle rive del Naviglio. Una storia dedicata anche alla città cantata da Iannacci, Celentano, Gaber e Fo e di un tram che si innamora. A inizio del Novecento parte delle strade di Milano erano in terra battuta. Per limitare la polvere, nel 1905 furono sperimentati dei tram dotati di cisterne che spruzzavano sui due lati delle ruote anteriori. I milanesi iniziarono a chiamarli foche barbise, a causa di quei getti d'acqua che ricordavano il muso baffuto delle foche. Matteo Curatella, con la sua voce e la sua fisarmonica, racconta l'avventura di questo tram unendo la favola e la vita reale, regalando così una visione onirica e concreta di Milano. L'unico modo per ascoltare questa storia è fermare il tempo ed è stato proprio quello che hanno fatto le persone a bordo delle imbarcazioni della Canottieri San Cristoforo. Al termine dell'esibizione, il cantastorie Matteo Curatella, che state vedendo, ha fatto anche un aspettato fuori programma sotto un ponte con la sua fisarmonica. Galleggiando sotto al ponte dello Scodellino, ha offerto infatti un purpurì delle canzoni tradizionali meneghine. Cambiamo decisamente argomento. Nella parrocchia di San Filippo Neri, nel quartiere Bovisasca, sono stati celebrati oggi i funerali di Julia Utuma, la giovane promessa del volley italiano tragicamente scomparsa giovedì scorso. In apertura della celebrazione è stato anche letto un messaggio dell'arcivescovo Monsignor Mario Delpini. Sentiamo Anna Maria Braccini. Desidero esprimere la mia vicinanza e la mia condivisione in questo momento di strazio e di smarrimento che i familiari, gli amici e tutta la comunità vivono per l'enigma incomprensibile della morte di Julia. Sono state queste le prime parole del messaggio con cui l'arcivescovo ha espresso il cordoglio suo personale e della diocesi per la morte della giovane speranza del volley italiano, Julia Utuma, morta giovedì 13 aprile a Istanbul, dove si trovava per una partita di Champions League del club del quale era una stella, la Igor Volley Novara. Nella parrocchia di San Filippo Neri gremita, alle 11 in punto, si era avviato il rito funebre dopo che il feretro, coperto di rose bianche, accompagnato dagli applausi, era stato posto ai piedi dell'altare. In chiesa la mamma Elisabeth, straziata da un pianto irrefrenabile, la sorella Vanessa, anch'essa giocatrice di volley, le compagne di squadra, i dirigenti del club e molte autorità, tra cui il ministro dello sport Andrea Bodi, ma anche tanta gente del quartiere Bovisasca, dove la ragazza era cresciuta nello sport di base, frequentando l'oratorio e la locale polisportiva.
La storia di Giulia è stata la nostra buona notizia, ha detto il parroco Don Ivan Bellini, che ha fatto riferimento anche alle parole pronunciate dal Papa in Piazza San Pietro esattamente un anno fa, durante il meeting nazionale degli adolescenti. In quell'occasione Papa Francesco aveva scandito: non bisogna vergognarsi di dire ho paura, ma non parlarne non va, nelle crisi si deve parlare, parlare e vincerle. All'uscita il feretro è stato accompagnato da un lungo applauso sul sagrato, mentre alcuni amici di Giulia liberavano palloncini gialli e blu, i colori della polisportiva San Filippo Neri, poi l'ultimo viaggio verso il cimitero maggiore. Vi ricordo che dopo questo telegiornale Il Meteo sarà trasmessa la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera l'aggiornamento definitivo sulle adesioni giunte dopo l'appello per la pace lanciato dall'Arcivescovo. Con questo è tutto, vi ricordo in prima serata Nova Stadio che seguirà ovviamente la partita al turno di ritorno di Champions League, la partita tra Milan e Napoli. Arrivederci.